Giancarlo Catino crede nell'amicizia, ma è vittima di cyberbullismo. A lui sembra non importare, non reagisce alle provocazioni altrui. Giancarlo è troppo piccolo per appartenere a quel gruppo e gli appellativi non mancano. Pisellino, cacchino, ciccio ciccio pampa, Pinocchio, cucciolente. E poi c'è Pam, il finto profilo di una ragazza che i compagni di classe di Giancarlo hanno creato per deriderlo. Le foto di Giancarlo indirizzate alla finta Pam vengono messe in rete. Giancarlo è il protagonista virtuale dello spettacolo teatrale Nessuno mi ama offline, che abbiamo visto al Teatro San Marco. In scena un attore, un musicista e una disegnatrice, ognuno con un ruolo ben preciso. L'attore racconta due storie in parallelo, quella di un ragazzino che si rifugia nei social sperando di trovare un luogo sicuro che lo accolga e gli faccia dimenticare la sua difficoltà di fare amicizia nel mondo reale. Dall'altra parte narra dei sensi di colpa di un padre che, anche se adulto, distratto da un SMS, si perde la vittoria del figlio che sta partecipando ad un importante torneo di ping pong. Il cantante, suonando la chitarra, accompagna la narrazione con le parole del brano di Candy Lou, da cui lo spettacolo teatrale prende il nome. Dal testo della canzone abbiamo scelto alcune frasi che ci sono sembrate significative. Corpi perfetti, i più bei momenti e un posto che rende immortale. Internet può farti vedere come vorresti essere e non come sei. Internet è immortale, si rinnova continuamente. In internet puoi caricare i più bei ricordi e rimangono. Ho un megafono col silenziatore! Quanto dolore da esprimere, com'è difficile comunicare con il mondo degli adulti. Sguardo vitreo, distendo i polpastrelli su un mondo levigato senza rughe e perdo sensibilità. Mio telefono, il mio mondo. Lo guardo e il tempo passa senza che io me ne renda conto. Le immagini con cui entro in contatto sono troppo perfette. Il mondo reale non è così interessante. E non so come sia successo di avere una rete distesa tra noi. Amami, amami più che puoi. È un attimo, un momento eccezionale che diventa quotidianità e da quotidianità dipendenza. Inconsapevolmente il mondo reale sparisce e il luogo di incontro diventa il virtuale. Lo spettacolo parla della rete, dei social media e del cyberbullismo. Internet è una grande rete che può intrappolare. Ci si può sentire come pesci catturati nella rete. Mosche appiccicate a tele di ragno. Insetti attirati dalla luce e dal calore. Zanzare assetate di sangue. La mia famiglia è strana. Non si capisce nulla. Molto meglio i social, dove posso trovare un posto sicuro. Attraverso i social si possono creare facilmente amicizie. Qualcuno dice che sono ingannevoli e che ci si può trovare in situazioni pericolose e imbarazzanti. Ma chissà se è vero. In confronto alla vita reale, su internet la privacy è più facilmente violabile. Internet sa esattamente cosa mi piace. Ha imparato a imparare. Quando faccio una ricerca, trova subito i contenuti perfetti. Internet memorizza tutto. Disagio, esclusione, distrazione, condizionamento. Soprattutto ai più giovani che non sanno come difendersi da una tecnologia che prende il sopravvento nella quotidianità.